Where am I? How did I get here? I can't remember. I must have blacked out. I need to get out of here. I have the worst feeling that something is following me. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Slender. Slender mappa claustrofobia. Siamo qui con il pennello strategico MC. Ciao. Volevo mettere una freccia con Sony Vegas ma non sono capace, quindi questa qui è la freccia. Lasciate un bel mi piace per questa serie, perché sarà una serie fatta in coop, non alla coop, in cooperativa. La coop cos'è? Un supermercato. Allora, vi dico subito che l'obiettivo è trovare queste 10 chiavi in questa mappa, no? Che culo. Ho trovato una subito, bene. 10 chiavi che saranno collocate in 10 posti differenti. Ma va, coglione. E dovremmo scappare appunto da Slender, e che ci rincorrerà tranquillo e beato perché vuole il nostro... Ah no! No! Vabbè, comunque nessuno ha capito niente. Direi che dovrebbero mettere un target d'età per i miei video. Siamo già a una chiave, ne mancano solo 9. Dai, fattibile direi. Sì, sì. Speriamo che Slender... Sì, no, speriamo. Che Slender non ci inchiappe... Sì? Che cazzo è? Oddio. Perché si è fermata la musica? È di colpo. Sì, sì, esatto. Questa qui sembra che lo sta prendendo. Ah, è qua. È qui, è vicino. È lì. Ciao Slender, come stai? Bene, eh? Via. Già si fa vedere, è incredibile. Già si fa vedere. Sono in compagnia strategico perché lo dico proprio esplicitamente. Ho una paura fottuta di giocarci da solo. E fa caccare sotto me. Specie poi in questa mappa che è proprio un vero e proprio labirinto. Mi ricorda infatti molto il calice di fuoco di Harry Potter. Magari molti sì, per chi l'ha visto. Avranno presente la prova. Lascia stare. E Slender potrebbe essere ovunque, anche qui. Come qui o magari qui. Dietro di te. O magari è qui. E se fosse qui? Ma basta fare i coglioni. È una statua gigante questa che indica lì. La direzione è quella. Speriamo di trovare queste 10 chiavi che non so dove siano, ma neanche proprio la minima idea, perché non l'ho mai giocata questa mappa. Ce l'ho giocata un minuto e mezzo per fare una prova d'audio e tutto e basta. Sì, infatti. È un segnale questo, hai visto? Si è sentito nella cuffia, abbiamo una cuffia a testa. Sì, ecco infatti. Fa un battito e o c'è la chiave o c'è Slender vicino. Penso sia un segnale del fatto che Slender tipo sia vicino, cose così. Secondo me. Non so, boh, vabbè, continuiamo. Continua, non è che ci smette, continua. Si aumenta, è un po' più frequente. Si sta accelerando infatti. Sì. Forse è il suo battito cardiaco? Sì, può essere. Forse l'idea era quella? Non lo so. Intanto guardo voi perché sennò mi sembra che sto giocando con il cazzo, quindi... È un po' forte come battito cardiaco comunque. Sì, esatto, sta sfondando i timpani. Poi è un... cioè, forte ma lento. Batte una volta ogni... Ogni 35 minuti per essere morto. Sì, come la sorella di... Batte... Oh, vabbè, lascia stare. Una battuta un come po'... Come Shiro. Un po' schifoso. Ma Slender si è fatto vedere mezza volta per pura casualità e basta. Meno male. Sì, direi meglio perché... È qua. Esatto. Io non so mica che non so giocare perché mi giro troppo su me stesso io. Ed è una cosa da non fare in questo gioco. Però io non ci ho mai giocato, quindi ci giro, gioco come cazzo pare a me. Boh, allora. Sì, sì, questo qui non è da fare, sti 360 qua. Prova ad andare da quella parte, perché magari... ma do un'occhiata anche di qua. Oh, lo shift completamente. Ah sì, troppo si cancella lo shift. Se nei video sarei senza mignolo. Sì, perché continua a premere lo shift. Appena si riprende, subito a ricorrere di nuovo. Se ne sta qui all'asma. Non so dove sia, né la chiave né nello... c'è un corridoio troppo lungo qua, cazzo. Attraversiamolo. È lui?
C'è lui, una... l'hai visto? Sì, però c'è una chiave. Non posso andarci lì, c'è lui lì, in giacca e cravatta, però, tutto fiero. Però sappiamo che lì è la chiave. Sappiamo che ce l'ho dietro anche. Beh, dai, direi di muoversi. È lui ancora? No. No, però prima era lui, Attento, magari è qui. Come cazzo, devo andare da qualche parte, però è quello il problema. E poi sti cazzo di bug schifosi che... Si illumina. Rimane, esatto, si illumina... Si illumina dopo. Cazzo, sei qui? O sei dietro di te? Prova dritto. Ah no, pensavo... bisogna vedere qui a sinistra ora, non si sa. Se è qui sono morto, cioè non c'è. Oddio. Statua di merda! Su cagato sotto. Qui siamo di nuovo in centro però, ed è sbagliato. Dove hai detto che era la... Sì. Rientra un po' più nella telecamera, sì, che ti si vede poco. Comunque io l'ho visto Slender, ho visto il cravattino rosso. Non è nero? No, il cravattino è rosso. Rosso. Credo che è troppo lungo quello da affrontare. Sì, infatti. Ma è questo. Qui però giro subito a destra io. E te lo trovi davanti. Esatto! Sì, ma io... Mamma mia. In cui te timore sto gioco di merda. Che cazzo? Sono le vittime? Sono i giocatori online. Memo. Adesso ti vedi la tua faccia, vedi? Un tipo lì? Ora è dietro di te. Questo è il rischio. Senza era dietro di te. Abbiamo preso... avrei già perso. Perché mi compare la scritta tipo quando manca il segnale nelle televisioni vecchie, no? Ah, sì, sì. Tipo... Sì, sì, esatto. The Ring. Sì, sì, ecco, stile The Ring, bravo. Qui è dove si comincia? Boh. Quindi... Partiamo tutto da capo. Abbiamo preso solamente due chiavi, no? Due. E non so proprio più dove andare. Oddio santo! Io caro! Bastardo! Sono cagato in mano! Oddio! Corri! Non ti voltare! Non... Doraemon, sei in gatto, se devo cantare così mi distraggo un po'. Slenderman, ok, se n'è andato. Vaffanculo bastardo! Che alla fine è una raffigurazione dell'Enderman. Oddio, è ancora lì. No, io l'ho visto, ho sì, visto sì, tipo la lì, faccia è bianca, lì, no? È ancora lì teoricamente. Comunque ormai che ci ha visto. Siamo nella merda. Esatto. Ci tiene sott'occhi, quindi ci sta seguendo lui piano piano. Camminando molto piano, molto lentamente. Si teletrasporta anche l'infame. Sì, tipo Enderman, no? Buona, oddio, ma abbattiamo le... Via veloce. Alla quarta chiave cominciano le campane. Così almeno si dice perché le... Letto. Sì, esatto. Proseguiamo un attimo, ma dove potrebbe mai essere la... Il fatto della chiave? Oddio! Oh, porca puttana! Porca puttana! Dio santo! Vaffanculo! Ma lo sto sudando più io che lui! Ho le lacrime agli occhi! Sì, perché te lo trovi davanti così e poter... Se seriamente l'esorcista gli fa una pippa a sto gioco. Che ti compare proprio così a caso e... Buona! Aprite le orecchie! Eccole! Si parte con le campane. E ora comincia a inseguirci per bene. Eccolo lì. Già si fa vedere. E ora comincia a essere davvero difficile. Adesso bisogna andarci leggermente di stuzia perché non bisogna andare nei vicoli ciechi o nei corridoi lunghi. Allora. Bisogna spesso e volentieri cambiare direzione, magari qui. In questo caso non saprei cosa fare. Più che girarmi non posso fare. Devi mettere tipo negli angoli, no? Così riesce a cambiare. Qui è chiuso. Oh, porca puttana! Io non c'ho. Mamma mia, qui mi ha fatto proprio cagare sotto, ma davvero, perché non pensavo fosse lì.
Dio santo. Poi si è aperto tutto. Esatto, sì, si apre. Si eccita. Perché ti vede tutta. Ma magari le mutande recisero la tipa. Sì, infatti anch'io se fu. Dio santo, l'hai visto? Ti sei chiuso. La 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 corri. Scappa. Qui dietro muoio, se qui dietro mi prendo un infarto muoio io. Non muore la tipa, muori tu. Attento. Queste campane. Continua finché non muore. Un timore. Ma sta cazzo di quinta chiave dove Madonna è? Assurdo. Andiamo. E non capisco il perché. Ti può apparire così da un momento all'altro, a destra o a sinistra. Cioè davvero non... Se riuscissimo a trovare la quinta chiave magari sarebbe una buona cosa, non sono sicuro, però vabbè. Io non ci andrei là, vista che anche se comunque riesci a vedere. Il punto di riferimento è per quello. È qua. Che cazzo è? È qua vicino secondo me. No! No, non l'ho visto. Ho detto che quando c'è il... No, non l'ho visto.